Gigi Rocchini ha ancora giorni di grande esultanza, di grande felicità qui al Cittadico Ferrero Medici per l'SG per la conquista dell'argento di Marco Lodadio ai Giochi del Mediterraneo per i risultati di Andrea Russo. Che emozione è stata per il tecnico avere due suoi atleti in nazionale? La soddisfazione è stata enorme perché è il nostro lavoro, quindi averne ben due in una competizione così importante è sicuramente molto, molto importante appunto anche per quello che riguarda la fatica che questi ragazzi fanno costantemente nel lavoro che fanno tutti i giorni. Come è stato vedere Marco sul podio? Dico una bestialità, è stato normale perché Marco è l'espressione del meglio che c'è oggi in giro al mondo. Oggi è una conferma, diciamo, e non solo una conferma per quello che riguarda i valori suoi relativi, ma in assoluto è diventata una conferma nelle diverse occasioni in cui si è potuto presentare. Un argento molto importante, ma c'è stato anche Andrea Russo, visto qui in palestra, tre finali per lui. E quello è diventato, come dire, la conferma di un lavoro che attraverso i più piccoli che vedete alle mie spalle rappresentano, come dire, una continuità. Il mio lavoro è quello di creare ginnasti e attraverso il lavoro che sono riuscito a fare in questi 4 anni a Civitavecchia sono riuscito a riproporre un'organizzazione di lavoro in cui Andrea è la rappresentanza massima, perché Andrea è un ginnasta che si è presentato, diciamo, all'ultimo ma ha dato segni molto importanti anche per la squadra nazionale. Il giorno scorso abbiamo intervistato il presidente Miranda e ha dichiarato che va bene Lodadio, va bene Russo, poi dietro abbiamo anche altri ragazzi che forse sono ancora più forti, l'ha detto forse un po' tra il sale e il faceto, però... Sì, diciamo, arrivare a quello che stanno facendo oggi Marco e Andrea è opportunità data a tutti, ma solo pochi riescono a raggiungere quel tipo di risultato. E questo è frutto soprattutto dell'impegno di questi ragazzi che nel tempo si ritrovano in palestra e hanno un rapporto con lo sport che praticano sempre più stretto, sempre più convincente.